Uno dei filoni di riferimento della capitale della cultura è proprio la montagna che raccontiamo secondo gli occhi di chi quella montagna l'ha esplorata. Io le chiamo la muraglia cinese. C'è questo collegamento ideale tra noi e i caduti della Prima Guerra Mondiale che ci lega proprio per far sì che la memoria continui a essere veramente tale. Quest'anno, in cui città di Bergamo e di Brescia condividono il titolo di Capitale Italiana della Cultura, abbiamo immaginato di presentare l'interesse appunto dell'arte per la montagna. Ho proprio avuto modo di vedere come questo museo si fondi sul rapporto tra l'arte e la natura, che è molto profondo. Questa montagna mi ha dato tanto. Ho conosciuto tante persone, ma proprio il popolo dei bresciani, della Val Camonica, della Val Trompia. È stato di grande ispirazione questo rallentare, questo fermarmi, mi è servito molto. Ho notato anche in questi giorni, durante il viaggio, che la montagna ha ispirato tantissimo l'arte. Pittura e natura si sono, come dire, fuse e ispirate a vicenda. E questi sono i miei luoghi di allenamento, sia estivi che invernali, con lo sci alpinismo, le cascate di ghiaccio. Insomma, casa, seconda casa. Esercizio che Brescia e Bergamo, capitale della cultura, si apprestano a intraprendere, è quindi un grande esercizio di libertà. Qui guarderà l'intero paese.